Oggi si è conclusa la trattativa per la definizione dell'accordo sul Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2016 dei lavoratori civili della difesa. Per la CISL di Funzione Pubblica è un ottimo risultato perché abbiamo portato a casa ben 19.000 passaggi di fascia economica di un biennio, nel biennio 2016 e nel 2017. E inoltre l'accordo prevede un impegno a proseguire il percorso anche nel 2018. Dentro questi 19.000 passaggi abbiamo onorato un impegno, ossia attribuire la fascia economica a 7.000 lavoratori civili della difesa che nelle procedure del 2010 non riuscirono a ottenerle. E in più c'è la programmazione per ulteriori 12.000 passaggi nel 2017. Siamo soddisfatti di questo accordo che domani mattina firmeremo ufficialmente con la direzione generale.